Castrovillari, Tre Bisacce, Paola e Cetraro e adesso anche Praia Mare tra gli ospedali che il consigliere regionale Ferdinando Laghi ha visitato per constatarne le condizioni in cui versano pazienti e operatori sanitari. Comune denominatore è la carenza di personale, motivo per il quale il capogruppo di De Magistris presidente in consiglio regionale continua ad esortare assunzioni immediate. Immediatamente la prima cosa che salta all'occhio e che ti dicono i colleghi, gli operatori, è l'assoluta inadeguatezza numerica del personale sanitario, medici e non medici. Quindi non c'è alcun dubbio che se vogliamo dare una risposta di salute alle popolazioni dobbiamo presidiare i luoghi della sanità con operatori sanitari. Quindi ancora una volta c'è da dire, c'è da ribadire il concetto che assumere, assumere, assumere è diciamo, l'iniziativa più importante, urgente da attuare, a cominciare da ieri, direi. Gli ospedali di Praia ha avuto una storia importante perché posti in una posizione particolare al crocicchio di tre regioni a confine, quindi ha sempre rappresentato un punto di riferimento per un bacino di utenza stanziale di circa 60.000 abitanti, ma d'estate quasi arriva a 400-500.000 abitanti. Quindi capite che la chiusura, la riconversione del presidio è stata una cosa che ha danneggiato la collettività e ha negato i bisogni di sanità della collettività residente. Quindi il presidio è importante, è stato riconvertito a CAPT nel 2012, adesso penso che siamo sulla buona strada perché il presidio ospedaliero di Praia possa riacquistare la sua posizione centrale nel garantire i bisogni assistenziali, i livelli essenziali di assistenza ai nostri concittadini, soprattutto in base a quello che ha decretato il Consiglio di Stato.